Vedete un'immagine di Karnak, che è quel monumento megalitico, quello che vi ho fatto vedere prima, quello con lunghi allineamenti, e di fianco c'è quella di Cavagliano. Ora, si somigliano abbastanza, ecco. Non è un elemento certo, cioè che Karnak sia un monumento megalitico è certo e assodato. Quello di Cavagliano, per i dubbiosi, soprattutto finora, ma spero poi di convincervi perché vi faccio vedere delle altre immagini che spero vi convinceranno, comunque già vederla così soltanto per confronto si vede, no, che c'è una analogia. E questa installazione megalitica, così possiamo chiamarla, di Cavaglià è stata poi esaminata anche da un funzionario della sovrintendenza che ne ha accertata l'importanza come monumento, cioè ha detto sì, effettivamente queste non sono solo pietre, sono dei menhiri e che erano collocati in qualche modo, sicuramente in verticale, ma non sappiamo bene dove e come fossero messe l'uno rispetto all'altro. Per l'imponenza e per la dimensione dei massi è possibile una datazione del monumento in età neolitica, e quindi siamo 6.000-4.000 anni fa. Ecco, queste immagini che vi ho messo sono quelle del riconoscimento. Torniamo indietro nel tempo, siamo nel 2003 e questa è una fotografia che riproduce esattamente l'area dove siamo ora. Che cosa successe nel 2003? Nel 2003 c'era il progetto di realizzazione di questo edificio dove siamo, e quindi la costruzione di questo edificio comportava la sistemazione di tutta quest'area. Era previsto progettualmente la realizzazione di un centro polivalente e di un giardino, e quindi si stavano facendo i lavori preparatori di quest'area. Durante i lavori preparatori di quest'area, Luca Lenzi notò questi massi che erano ammassati, scusate il gioco di parole, in quest'area, esattamente qui davanti, perché erano proprio al limite ovest dell'area, e se conoscete qua bene la zona e vedete i condomini che ci sono sullo sfondo, potete vedere benissimo dove erano collocati. Quindi, questi massi, che sono in una pietra molto dura, una gneiss, sono stati dalla morena del ghiacciaio della Dora Baltea, e erano tutti ammucchiati. Cosa successe? Luca Lenzi fece la segnalazione alla sovrintendenza, al dottor Gambari, che ho già citato prima, e che era allora il funzionario responsabile, archeologo della provincia di Biella, ora è sovrintendente in Lombardia. La fortuna per... adesso non voglio denigrare i colleghi del dottor Gambari, ma certamente il dottor Gambari fu particolarmente sensibile nei confronti di questi menhiri, perché lui è un protostorico, quindi è un addetto ai lavori. Quindi lui fece un sopralluogo, nell'occasione di questo sopralluogo questi massi, che erano chiese che venissero spaziati perché erano tutti ammucchiati uno sull'altro, coperti anche un po' dalla vegetazione che nel frattempo era cresciuta, quindi non erano esaminabili, vennero spaziati, ma su queste cose poi ritornerà poi Luca Lenzi, ecco, le vedrete le foto, e quindi lui li esaminò e lì con una luce radente esaminò le superfici per vedere se erano visibili delle incisioni o dei motivi figurati. Non hanno raffigurazioni, però individuò da alcune schegge dei segni di lavorazione, quindi alcuni di essi furono l'esito, diciamo, di un intervento umano, ma anche quelli che sono naturali facevano comunque parte di un monumento, cioè fu preso il masso naturale e fu messo in una certa posizione per realizzare questo monumento megalitico. Un altro elemento prezioso che si ricavò da questo sopralluogo fu il capire qual era il sopra e il sotto. Allora, questi massi, come vi ho detto prima, i menhiri sono posti in verticale. Abbiamo visto che la posizione è quella di ricercare proprio una terminazione a punta. Poi su questo io non entro nel merito perché
questa terminazione a punta probabilmente serviva per degli allineamenti astronomici, per traguardare l'orizzonte, ma non mi spingo su queste cose perché non ho la preparazione, quindi magari con Luca può dire qualcosa di più. E comunque quindi si esaminò la posizione e si riuscì a capire qual era il soprassotto, questo diciamo abbastanza semplice perché la parte più grossa doveva essere la base e la parte più appuntita è quella, insomma, quella in alto, ma questo non era l'unico elemento perché esaminando questi massi si vedeva benissimo il segno dell'interno, cioè quando un masso rimane, è posto in verticale e rimane conficcato per terreno per molti anni, quando lo togli rimane il segno del terreno perché rimangono le ossidazioni, quindi non soltanto la forma ma proprio questo segno di ossidazione ci permise di capire qual era il soprassotto. Quindi l'esito del sopralluogo effettuato dal dottor Gambari fu: questi non sono pietre, sono menhire. Questi menhir erano posti in verticale, questi menhir avevano la punta in su e la base più larga in giù, dove stavano e facevano parte di un... erano messi insieme a creare un monumento. Come erano messi l'uno rispetto all'altro? Allora non lo sappiamo neanche oggi. Dove era questo monumento? All'atto di questa fotografia noi non ne avevamo nessuna idea, o meglio, pensavamo che dovesse essere vicino a dove questi massi erano stati trovati, perché sono dei massi molto pesanti, spostarli è una cosa molto complicata e quindi il monumento megalitico doveva essere molto vicino a dove erano stati trovati, in questa posizione che archeologicamente viene definita giacitura secondaria, cioè trovare degli oggetti di valore archeologico che però non sono più dove erano ma sono stati spostati. E questa è la situazione al lato di queste fotografie. Poi la situazione è un po' cambiata. Perché? Perché per questa foto. Tenete presente che l'immagine che vi ho fatto vedere prima era del 2003. Questa situazione di ritrovamento di menhir, discussione, non sono niente, sono soltanto pietre, buttiamoli via, teniamoli, eccetera, è una cosa che suscitò abbastanza interesse nel biennese, per cui furono scritti parecchi articoli. In occasione di questi articoli, tra gli articoli interessanti, ci fu un articolo sulla Sesia, mi sembra che fosse sulla Sesia, dove vennero pubblicate queste foto del signor Ruggero, che è di Santià, che più di 20 anni prima, alla fine degli anni 70, aveva fatto delle fotografie dell'area, di quest'area. Vedete che questa è l'area dove siamo noi, presa, diciamo, come sono messa, da Biella, da questa direzione, verso il centro di Cavagnà. Vi faccio vedere, notare un attimo. Ecco, allora questa è la torre del castello dell'Orlandolino, quindi siamo messi, la fotografia è stata presa più o meno da qui, insomma. Queste sono le palazzine che stanno qua dietro e questa è l'area dove siamo noi. Vedete che ci sono dei menhir ancora in posizione, 1, 2, 3, 4, mentre altri sono già stati divelti e sono qui. Non si vede tanto bene, ma qua c'è una macchina che passa, quindi questa strada qui dovrebbe essere quella strada che sta lì davanti a noi, dietro le vostre spalle. Questo è molto importante, questa fotografia qua, perché ci dice che i menhir stavano qui. Perché ci sono molte persone che dicono che questi sono certamente dei massi, ma che sono stati ritrovati casualmente durante degli scavi di fondazione e poi dopo le persone se li prendono e se li mettono nel giardino perché stanno bene. E questa è una cosa che succede, basta andare a fare un giro qua attorno e ce ne sono molti di questi menhir che sono messi ad arredo del giardino. Magari alcuni facevano parte del nostro monumento e altri invece no, perché sono stati trovati durante gli scavi di fondazione. In effetti questi fanno parte dei depositi profondi della morena. Io ne ho visti anche recentemente, perché
si sta facendo un lavoro di scavo qua vicino, stanno mettendo una condotta che passa attraverso il territorio di Cavagliano e la zona di Babilone, che poi si dirige verso Alice Castello. È una trincea che profonda in alcuni punti anche 4 metri, e l'escavatore in più occasioni ha sollevato non grossi come questi qui, ma comunque dei massi che somigliavano a questi. Però vedete che questo non è un giardino privato, questa è un'area incolta, cioè chi è che va, prende un monolite di quel tipo lì dal giardino del casa sua e dice: ma aspetta che vado a fare un giro, dove lo metto? Ma lo metto qua, perché qua non c'è nessuno. È chiaro da questa foto che questo è il posto dei menhir, che non sono portati qua, loro stavano già lì, e sono le abitazioni e lo sviluppo urbano che gli si avvicina, ma loro erano lì, non è il giardino di nessuno questo qui. Quindi questa insieme alle altre foto del signor Roggero, sono 8, le trovate anche su internet, è effettivamente la prova che questi menhir erano qui. Andiamo avanti. Ecco, questo ve l'ho messo perché è la piantina molto grossolana che facevamo ai tempi. Cioè, a questo punto i menhir si decise di salvarli e quindi di rimetterli in posizione verticale. Dove li mettiamo? Li mettiamo nell'unico posto che è disponibile, cioè l'area destinata verde che è a fianco del polivalente, cioè qua. E l'area era triangolare questi menhir che vedete numerati sono stati messi arbitrariamente, questo del tutto arbitrariamente, nel senso che abbiamo avuto questa piantina, io e il dottor Gambari ci siamo messi a tavolino e abbiamo deciso, secondo un criterio di nostro gusto, che questi menhir andavano messi così. Vi spiego anche perché noi non sappiamo come questi menhir erano messi, quindi non avevamo degli elementi. Erano un cerchio? No, quindi non possiamo mettere il cerchio. Erano allineati? Probabilmente sì, io sono convinta che fossero allineati, ma allineati su che distanza? Su che misura, che distanza l'uno dall'altro, da dove andavano, da qui a lì? E poi comunque l'area a nostra disposizione è questa, per cui abbiamo cercato di fare una disposizione dei menhir che fosse evocativa del monumento, ma certo non avevamo nessun elemento per metterli nella loro posizione originaria, quindi è la posizione deriva dalle contingenze, cioè dal fatto che avevamo a disposizione quell'area lì e che anche quest'area lì era vicina, perché spostarli era difficile e complicato, quindi bisognava metterli vicino, biecamente anche per ridurre le spese, perché l'economia è sempre una funzione importante. Non funzione importante, vincolante e determinante, purtroppo. Ecco, adesso vi ho messo alcuni esempi dello spostamento. Lo spostamento è stato fatto nel gennaio del 2005, i menhir sono stati... c'è stato un primo tentativo abortito di trasporto perché c'era il mezzo era risultato inadeguato, cioè è stato portato un escavatore che è riuscito a spostare soltanto i due massi più piccoli, poi gli altri era impossibile perché si rovesciava l'escavatore.